In occasione del 247° anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza all'Aquila, le Fiamme Gialle hanno analizzato i numeri delle operazioni del 2020, anno complicato e che ha visto la pandemia innestarsi sulle problematiche quotidiane già presenti sul territorio. 32.667 sono stati i controlli per assicurare il rispetto delle misure di contenimento della pandemia e 2.356 gli interventi per contrastare le infiltrazioni della criminalità economica e organizzata nei vari contesti economici e sociali. Per quanto riguarda la lotta all'evasione, all'elusione e alle frodi fiscali, le azioni dei reparti abruzzesi anche durante il periodo dell'emergenza sanitaria sono state incentrate principalmente sulla qualità dei controlli e sulla selezione dei soggetti da sottoporre ad accertamento. Nel 2020 sono stati scoperti 62 evasori totali, ossia esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciute all'amministrazione finanziaria, e 414 lavoratori in nero o irregolari. Sono stati eseguiti inoltre 353 interventi in materia di imposte diretta e di IVA che hanno portato alla denuncia di 306 soggetti, di cui uno arrestato. Il valore dei beni sequestrati per reati in materia di imposte dirette e IVA è di oltre 22 milioni di euro. Nel contrasto agli illeciti doganali sono stati eseguiti da parte dei reparti abruzzesi del Corpo 10 interventi finalizzati a ricostruire la filiera distributiva delle merci illecitamente introdotte sul territorio nazionale, con una particolare attenzione ovviamente ai dispositivi di protezione individuale e agli altri presidi sanitari utilizzati per fronteggiare la pandemia. I controlli e le indagini contro il gioco illegale hanno permesso di irrogare sanzioni per circa 350.000 euro, di denunciare 35 soggetti e di scoprire 20 agenzie clandestine. Tra i controlli in materia di prestazioni sociali agevolate, il Corpo ha realizzato uno specifico dispositivo operativo volto al contrasto dei fenomeni di illecita apprensione del reddito di cittadinanza. In seno al piano operativo finalizzato alla tutela delle regolarità della spesa sanitaria, i reparti abruzzesi hanno portato a termine 9 interventi, segnalando alle procure della Repubblica 13 soggetti. Le frodi scoperte in Abruzzo hanno raggiunto l'ammontare di oltre 610.000 euro, con sequestri a carico dei responsabili di valori e disponibilità per quasi 270.000 euro. Passando al settore degli appalti, il valore delle procedure contrattuali risultate irregolari a seguito dei controlli è stato pari a oltre 59 milioni di euro. In Abruzzo particolare attenzione è stata rivolta alla prevenzione e repressione delle condotte illecite legate alla ricostruzione, sia pubblica sia privata, a seguito dell'evento sismico dell'aprile 2009 e di quello più recente avvenuto nel gennaio del 2017. In tale ambito sono state svolte indagini e controlli per un totale di circa 15 milioni di euro di appalti, con un danno erariale totale accertato pare a oltre 800.000 euro. Le persone denunciate in materia di appalti, corruzione e altri delitti contro la pubblica amministrazione sono state 96, di cui 14 tratte in arresto. Sul fronte della tutela del mercato dei capitali, l'impegno si è concretizzato nel sequestro di beni per un valore di circa 1.200.000 euro, a seguito di 30 interventi in materia di riciclaggio e autoriciclaggio. Le persone denunciate sono state 45, di cui 2 tratte in arresto. In applicazione della normativa antimafia da parte delle Fiamme Gialle abruzzesi sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 150 soggetti, mentre i provvedimenti di sequestro e confisca eseguiti hanno raggiunto complessivamente la quota di circa 18.500.000 euro.